Grazie Presidente. Io credo che nell'intervento della consigliera Agnello ovviamente si è dimenticata di fare il ringraziamento più importante, che è proprio a lei stessa, perché ha fatto davvero un ottimo lavoro. Ci tenevo a dire questa cosa in quest'aula. L'argomento può sembrare banale, e invece è veramente importante dall'intuito, dalla sensibilità che la consigliera Agnello ha capito l'importanza di questo tema e ha messo in moto tutto quanto un meccanismo per arrivare a risolvere un problema molto grave che in realtà poi non si percepisce poi nella sua importanza. Io lo spiegherò in maniera meno tecnica della consigliera Agnello, ma quando bisogna costruire una metropolitana si generano delle terre che a un certo punto dovranno inevitabilmente andare in discarica. Invece ci sono altre società che devono fare dei lavori e quelle terre ne possono avere necessità. Trovare l'incontro tra la domanda e l'offerta di queste terre fa un'operazione, ho scritto in una chat quelle che vengono definite win-win, quelle che vincono tutti. Praticamente si ha la possibilità di avere meno rifiuti in discarica, meno costi di gestione di questi rifiuti. Altre società invece ne beneficiano di queste terre, per cui tra l'altro nell'esposizione, nella modalità come è stata scritta la delibera, si vuole creare un applicativo dove la domanda e l'offerta si vadano a incontrare, andando a sviluppare tutti gli strumenti innovativi che ci sono per far sì che questo meccanismo possa funzionare. Io credo che questo possa essere definito davvero un ottimo lavoro, del quale personalmente non ho partecipato a questo lavoro, ma sono orgoglioso come maggioranza di poter dare il voto favorevole a questo lavoro. Grazie.